Salve a tutti, sono la professoressa Di Mercurio. Oggi parleremo dell'arte figurativa dei primi cristiani e quindi delle prime basiliche. Il cristianesimo si diffuse dalla Palestina alle province dell'Impero Romano già nel corso del primo secolo. I fedeli, perseguitati dalle autorità, celebravano le funzioni sacre in case private, ecclesie, e si facevano seppellire nelle catacombe, vasti cimiteri sotterranei al di fuori delle mura delle città. Proprio nelle catacombe si conservano le prime testimonianze dell'arte paleocristiana, cioè l'arte dei primi secoli. Si tratta di semplici immagini, spesso composte soprattutto di simboli, che rielaborano forme ed elementi tipici dell'arte romana, alla quale sono contemporanee. Le catacombe erano formate da una fitta rete di strette gallerie sotterranee. La gente comune era seppellita in semplici loculi scavati lungo le pareti. I loculi erano chiusi da lastre di marmo che avevano delle iscrizioni o dei simboli per identificare il defunto. I martiri o le famiglie benestanti e illustri erano invece inumati all'interno di nicchie sormontate da un arco, arcosolio, spesso molto decorato. Ambienti più ampi, detti cubicoli, camere, potevano ospitare le sepolture di un'intera famiglia o di gruppi. A Roma è presente una fitta rete di catacombe sotterranee, ma anche nella città siciliana di Siracusa è possibile osservare una fitta rete di catacombe molto importanti e ben conservate. Le catacombe di Siracusa sono quelle di San Giovanni, di Santa Lucia e di Vigna Cassia. L'arte paleocristiana dei primi secoli rappresentò una vera e propria dottrina. Per facilitarne la diffusione e la comprensione, gli artigiani, i pittori, utilizzarono il repertorio di soggetti e temi dell'arte greca-romana, modificandone i significati in funzione del messaggio che volevano comunicare. La figura del pastore che regge un animale, per esempio, era già presente nell'arte greca. I primi artisti cristiani riprendono questa immagine per raffigurare Cristo, descritto nei Vangeli come il buon pastore che si prende cura delle anime dei fedeli, simboleggiate dalla pecora che porta sulle spalle. Il simbolo quindi si presta a illustrare in modo semplice e immediato i contenuti della fede. È per questo che fin dall'inizio ha assunto una particolare importanza nell'arte cristiana. Dopo l'editto di Milano nel 313 d.C., voluto da Costantino, che sanciva la libertà di culto, l'arte cristiana divenne a poco l'arte ufficiale dell'impero. Con la libertà di culto ai cristiani emerse l'esigenza di costruire edifici adatti ad accogliere la comunità dei fedeli. Le prime chiese cristiane furono edificate non sul modello dei templi pagani, al cui interno c'era la cella che ospitava la statua della divinità, ma su quello della Basilica Romana, la grande sala utilizzata per assemblee pubbliche. Ovviamente vengono fatte delle modifiche strutturali legate alla nuova funzione del culto. Nella Basilica Romana l'ingresso si trovava nel lato lungo del rettangolo e quindi lo spazio si sviluppava in maniera orizzontale. Nella Basilica Paleocristiana l'ingresso viene spostato nel lato corto per avere lo sviluppo longitudinale lungo la sua lunghezza. Lo sviluppo longitudinale della navata, scandito dalla successione delle colonne, conduce il fedele verso l'altare in un ideale avvicinamento a Dio. All'interno della basilica, suddivisa da file di colonne in tre o cinque navate, prendono posto i fedeli, divisi per sesso, a sinistra gli uomini, a destra le donne. La navata centrale è più larga e alta delle laterali e termina con un'abside, una nicchia semicircolare coperta con una semicupola. In questa zona, in uno spazio recintato chiamato presbiterio, si trova l'altare. All'esterno le basiliche sono precedute da un grande cortile porticato, quadriportico, o da un artece, semplice portico addossato alla facciata, destinato ai non battezzati e ai penitenti che non potevano presenziare al rito. Al centro si trovava una fontana destinata ai rituali e ai bagni purificatori.